Pardon, je vous l'ai mis chez Tanirajim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Cari fratelli, sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullah. Oggi siamo qua con tematiche dove possiamo parlare su un soggetto che abbiamo notato che tocca abbastanza la nostra comunità africana, anche gli italiani dove stiamo vivendo. Quindi, innanzitutto mi presento, mi chiamo Fatima Zahra, sono senegalese. Vivo in Italia da un bel po', ho già un canale su tutti i social come Facebook, YouTube, dove do dei consigli sulla lingua senegalese riguardo il consiglio matrimoniale, anche su tantissimi aspetti sulla crescita personale. Oggi sono qua per portarvi una tematica che riguarda la nostra comunità africana, anche italiani. Allora ragazzi, siamo musulmani e viviamo qua in Italia, che siamo senegalesi, che siamo altre comunità, stiamo vivendo in Italia e sappiamo tutti che la realtà italiana è diversa dalle nostre paesi d'origine. Perciò parliamo oggi del matrimonio soldi. Allora, i soldi è un soggetto tabù su tantissime culture, ma anche in Europa è un soggetto che non parliamo abbastanza di gestire i soldi nel matrimonio. Quindi oggi abbiamo portato questo argomento per aiutare prima noi stessi, ma anche le sorelle che vivono questa situazione. Abbiamo notato che ci sono tantissime ragazze che si lamentano di una ingiustizia dalla parte dei uomini, ma anche dalla parte suocere e parenti. Perché? Che di solito quando la ragazza occidentale si sposa con un ragazzo africano, c'è il problema dei soldi. E il problema dei soldi, per poter gestirlo, la maggior parte non stabiliscono le regole dall'inizio della relazione. E abbiamo visto che la maggioranza delle coppie hanno problemi su questa cosa, che è molto importante, perché i soldi sono molto importanti nell'unione familiare. E ragazzi, abbiamo visto che la realtà musulmana dice che l'uomo è il capo della famiglia. Vuol dire che l'uomo deve mantenere tutta la famiglia. L'uomo che lavora, che non lavora, è lui che deve arrangiarsi per nutrire sua famiglia, dargli un'abitazione adeguata, ma anche proteggerli su tutti gli aspetti, su tutte le cose che riguarda l'aspetto familiare. Vuol dire che come un uomo musulmano ha l'obbligo di mantenere la sua famiglia, che lo vuole o no, lui ha messo in piedi una famiglia, lo deve mantenere, perché Allah subhanahu wa ta'ala ha deciso che è così. Anche se la donna lavora, l'uomo deve mantenere le stesse la casa. La donna ha diritto di non mettere neanche un centesimo dentro la casa. Perché? Perché l'Islam lo vuole così. L'Islam dice che l'uomo è capo della famiglia, quindi deve fare tutte le spese, tutte. Anche se la donna è milionaria, l'uomo ha il stipendio di 1000 euro, l'Islam dice che quel 1000 euro devono soddisfare tutta la famiglia. La donna il suo milione, se vuole lo spende, se non vuole è per se stesso. Sembra ingiusto, sì, perché? Perché tantissime persone parlano che l'Islam è ingiusto, l'Islam sottomette le donne a delle condizioni che non sono adeguate, ma non parlano di questo aspetto che riguarda la donna, alla favore della donna musulmana. E io oggi voglio parlarne per fare capire che questa è la legge di Allah. Però il problema è che tantissimi uomini questa legge non lo rispettano. Ci sono alcuni uomini, alhamdulillah, che lo rispettano, che sono bravissimi, che lavorano per mantenere le loro famiglie. E il problema è che tantissimi uomini, quando vengono in Europa, cosa fanno? O dicono alla donna, lavori, va bene, ti ho portato qua in Italia, tu puoi lavorare, non c'è problema, perché l'Islam ha dato via alla donna che può lavorare. Quindi se la donna lavora, ci sono tantissimi uomini che danno delle condizioni alla loro moglie di contribuire per forza dentro la famiglia. E questa è un'ingiustizia, perché l'Islam non lo vuole così. Ci sono tantissimi uomini che obbligano alla donna
di contribuire alle spese familiari o magari di dare un tot ogni mese. E questo è un'ingiustizia. Perché? Perché l'Islam non ha dato questo obbligo alla donna musulmana. Perciò la donna può scegliere di aiutare suo marito su questa cosa o non aiutarlo. E abbiamo visto sull'altra angolazione che la cultura, la legge italiana dice che la coppia è uomo e la donna. Se l'uomo e la donna lavorano, devono tutti e due aiutarsi per mantenere la famiglia. Questa è la legge italiana. Gli uomini africani o gli uomini musulmani, quando sono in Italia, vogliono vivere questa legge italiana, ok? Ma lo stesso non vogliono lasciare l'altra legge che è la legge di poligamia. Cosa significa? La legge di poligamia dice, la legge dell'Islam dice, un uomo è la capo di famiglia, sì, deve mantenere tutte le spese familiari, tutto, tutto. Quindi vuol dire che se l'uomo desidera un giorno sposare altre donne, deve anche mantenere quello. Quindi l'Islam non ha facilitato per niente la poligamia. Vuol dire che l'uomo deve badare altre famiglie e anche contribuire alle loro spese, che si hanno tutte le spese che riguardano la famiglia. Perciò, se un uomo ha due famiglie, vuol dire due case e due stipendi e due spese. Quindi, ok, io ho sposato due donne e tutte e due donne devono contribuire alle cariche familiari. Questo significa che l'uomo è solo lui che guadagna su questa circostanza. E l'Islam dice di no. Le donne devono subire la poligamia, le donne non devono subire anche questi contributi economia. Le donne possono subire la poligamia, ok, possono, si chiede, e la donna non ha sempre la scelta di andare via. Perciò l'Islam dice all'uomo, va bene, vuoi tante donne, ok, ma tu devi mantenerle, devi essere capace di saper mantenere tutte le famiglie senza problema, ma non devi neanche sottomettere a nessuna donna di aiutarti per forza sulle spese familiari. È solo alla scelta della donna di scegliere se deve aiutarti o non aiutarti. E vediamo nell'altra parte l'uomo africano che sposa la donna italiana. Magari sono sposati sul regime monogamia. E vediamo che l'uomo un giorno di nascosto sposa una ragazza senegalese giù e magari gli manda soldi. Anche se non lo sposa, magari va a mandare soldi perché dall'inizio il ragazzo senegalese magari ha fatto beni comuni. Quindi, ragazzi, dobbiamo anche essere sinceri: se tu espose una ragazza italiana, dovete dirlo, guarda, nella mia cultura, nella mia famiglia o nella mia religione funziona così con i soldi. Cosa significa? L'uomo mantiene la famiglia, vuol dire che non possiamo fare beni comuni, perché se facciamo beni comuni vuol dire che io dovrò usare i tuoi soldi per mandarla ai miei genitori, perché da noi si mantiene i genitori, si mantiene i familiari che non hanno magari i mezzi per farlo. Così non portiamo problemi, ma di solito non c'è questa chiarezza, non c'è questa libera scelta dalla parte della donna. La donna vede un domani un uomo che si nasconde e manda soldi di qua, manda soldi di là, e questo di solito porta tantissime frustrazioni e tantissimi problemi alle donne che devono subire questo sistema. Perciò io consiglio ai miei fratelli di essere un po' magari precise, chiare con le situazioni matrimoniali. Devi essere sincera di dire le cose come sono, così magari i problemi possono essere meno. Perciò vi dico assalamu alaikum wa rahmatullah, è tutto per oggi. Faremo un altro video per magari dove possiamo spiegare altri argomenti. Dico grazie a tutti, se potete condividere il video, fare like e abbonare al canale. Assalamu alaikum wa rahmatullah.